Ok, siamo arrivati quasi alla fine, quindi abbiamo il nostro bellissimo pesce che sta facendo la sua animazione, eccolo qua. Dobbiamo soltanto creare il kit su Altspace VR. Allora, qui vi ho saltato il pezzo in cui ho installato il Unity Uploader. In questo caso dobbiamo semplicemente una volta che abbiamo installato questo Altspace VR, in realtà sono comparse un po' di cosette che vediamo qua. Quindi ci sono i prefabs e c'è un test folder con un README che vi spiega un po' come operare per fare i kit, ma cercherò di farvela un pochino breve, nel senso che, vabbè, qui dice place i kit. In realtà basta, mentre siete qua, no? Collegarvi con Altspace VR, quindi fate Build Settings e qui mettete le vostre credenziali di Altspace, tanto per ogni progetto nuovo dovete farlo, quindi qua gli mettiamo un bellissimo, la mia email. Gli diciamo di ricordarsi le credenziali, facciamo un bellissimo sign in, perfetto. A questo punto, se andiamo su Kit, vediamo quali sono i nostri kit. Facciamo Load Kits, vediamo tutti i nostri kit che abbiamo sul sito. Vedete che c'è già un kit che si chiama Pesce, ma ne facciamo uno nuovo proprio per questo video. E per fare questo kit nuovo gli dobbiamo battezzare, quindi dobbiamo per prima cosa fare un allora vediamo un po' create a new kit, quindi facciamo un create a new kit che ci porta sul sito e creiamo un kit che chiamiamo pesce video per riconoscerlo rispetto all'altro e facciamo il create kit. E a questo punto andiamo a vedere il numerello che ci ha fornito qua. Questo numerello lo prendiamo, facciamo copia, andiamo quindi sul nostro oggetto qua e dobbiamo metterci quel numerello dove dice kit folder name, quindi numerello, underscore e gli mettiamo pesce underscore video. Per capire che questo è il nome del tutto il kit, e quindi mettiamo il nome del singolo pezzettino del kit, che in questo caso sarà il pesce 1. Quello che facciamo è di convertire i game objects a prefab del kit. Questo si fa selezionando, ricordate, il vostro oggetto che volete far diventare un kit. Assicuratevi di aver compilato questi affari qua, mettete pure quello, il default che c'è qua e quando siete pronti fate Convert Game Objects to Kit Prefab. Questa operazione cosa fa? Va dentro Prefabs, compila un folder con il vostro pesciolino fotografato e dentro ci ha messo la foto fondamentalmente. Ma fa un'altra cosina. L'altra cosina è quella di aggiungervi qua nell'elenco. Non l'ha caricato, tra l'altro così a me non piace, quindi questo lo mettiamo qua. Così abbiamo tutto lo schermo, insomma, per vedere che cosa succede. Non trova i kit, quindi facciamo load kit prefab directories che dovrebbe servire per rinfrescare questo elenco. E io spererei adesso di vedermi il pesce. Un attimo. Sì, mi frega sempre, in realtà non, i kit che non sono ancora caricati li vedete qua sotto. Avendo fatto load kit prefab directories compaiono qua e
E quello che è interessante è che c'è, compare questo qui 1452 pesce video, e poi a fianco c'è build e upload e build. Ora io build e upload l'ho provato prima, ma non ha funzionato. Quindi facciamo build. La differenza è che build e upload cerca di scaricarlo direttamente su Altspace, e build invece vi lascia lo zip che potete caricare dal sito web. Se voi qui voleste avere anche un altro kit, basta che aggiungiate, quindi create un ulteriore oggetto qua e lo, diciamo, ripetete l'operazione. Fate attenzione che una volta fatto diventare un prefabbricato, in questo modo, scompare dalla vostra scena. Questo è un effetto collaterale un po' particolare, quindi vi conviene, quando avete costruito il pesce, farlo diventare un prefabbricato, o comunque ripetete l'operazione che avete fatto prima, altrimenti tutto il lavoro che avete fatto finora è stato un pochino perso. Infatti vedete che qui non lo trovo più, e niente, quindi fate attenzione a questo. Cioè, magari si può reimportare, però vedete che ma proviamo a vedere se riusciamo a rimportarlo. No, vedete che avremmo dovuto salvarcelo, perché così l'abbiamo perso. Salvarlo vuol dire che una volta l'avete costruito, lo prendevate da qua, lo trascinavate e vi salvate qua una copia. Questo ve lo raccomando, perché così poi, se dovete modificarlo, potete rifare tutta questa operazione senza perdervi il lavoro fatto. Ok, allora, nel momento in cui fate la build, succede un po' quello che abbiamo già visto altre volte, nel senso che parte tutta la tiritera della conversione verso Android, una specie di Android, e quando finisce questa conversione, ci impiegherà un minuto o due, tipicamente, dipende anche dalla velocità del vostro computer, dovrebbe chiedervi forse dove salvarlo, un attimino. Ok, ancora un attimino. Ci sta pensando, sta facendo tutte le sue operazioncine. Mi ricordavo che fosse così lungo, ma comunque dovrebbe arrivarci. Siamo, 1, 2, 3. Eccolo qua. E ce l'ha fatto qua, quindi ti fa vedere dove ce l'ha messo. Vedete che 1452, eccetera. Ed è sotto il video kit animato. Quindi a questo punto noi dobbiamo andare dove avevamo costruito il nostro pesce video, andiamo in edit e gli facciamo lo zip da caricare, scegli file e non è qua, ma video kit animato, questo qua, facciamo apri e facciamo l'update del kit. Poi, se volete mettergli un'immagine, cosa che sarebbe utile, fate anche scegli file e caricate l'immagine. Comunque, vedete che sta caricando il nostro zip. Quando ci darà l'ok, ci piega anche qui un attimino di tempo. Ok, la cosa importante è andare a vedere le dimensioni. Come vedete, le dimensioni di questo oggetto sono 2,4 MB o 0,9. Quindi adesso possiamo entrare finalmente in Altspace, dove c'era il nostro vecchio pesciolino. Ah sì, adesso è un po' più grosso di prima, perché adesso forse sono riuscito a metterci la normal mappa. Dove mi ritrovo questi oggetti nuovi? Devo andare in World Editor. Vado sui kits, i miei kits, questa cosa è un pochino noiosa. Andiamo a destra, 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 pesce, pesce video. Pesce video, dentro vedete che c'è il mio pesciolino. Se
Se io lo clicco, lui lo dovrebbe rezzare qui, in teoria, perfetto. E a questo punto dovrei trovarmelo sotto. Ah, l'ho chiamato pesce 1, anche questo. Vediamo un po' se lui. No, non è questo perché dovrebbe essere allora il primo. Neanche. Secondo. Sì, vedete che è lui perché è quello piccolino, gli altri li avevo messi a 1. Quindi metto a 1 anche questo. Gli do un nome, cioè pesce video, per distinguerlo dagli altri, quindi questo diventa grosso. Tolgo l'edit mode così capisco qualcosa. E questo dovrebbe essere lui. Ed ecco il nostro pesciolino che, come vedete, si muove anche lui. Normal map non l'ho vista tanto. Per il resto sembra aver funzionato. Quindi questo è tutto, magari togliamo un po'. No, vabbè, lasciamoli così li vedete se per caso venite in Edu3D e vedete i nostri bellissimi pesciolini che si muovono. Ovviamente tutta questa tecnica si può utilizzare anche per animazioni vostre o animazioni che provengono da Blender. Con questo è tutto, buonasera.